Spurs game. Can I first of all get your reaction to Mo Salah being named the FA Player of the Year, please? Yeah, fantastic. Really happy for him. He can be really proud of that. It's a fantastic achievement. I think if all the other players vote for you, that means most to all players. So didn't speak to him after because he was in London, obviously, yesterday. But he will be back today, and then I can tell him what I want to tell him face to face. So it's great, but he knows season is not finished so far. So a lot of things to come, but I'm sure it's a nice boost for him. And I really have to say, in a season like this, when Kevin De Bruyne plays a season like he played, it makes it even more special. I would say if anybody else would have voted and not the players, then I think it's different. But the players know how difficult it is to score that many goals and to be involved in that many goals. So I really think it's well deserved. Prima di parlare della partita di domani sera, vorrei chiederti una tua reazione al fatto che Salah è stato premiato come miglior giocatore dell'anno dai giocatori e allenatori qui in Inghilterra. È successo proprio ieri sera. Ma innanzitutto sono molto contento, possiamo tutti essere molto fieri, deve essere molto fiero anche lui per quello che è riuscito a fare, è veramente una cosa fantastica, soprattutto che è stato votato dai propri suoi colleghi giocatori. Ieri sera purtroppo non ci ho potuto parlare perché era lui a Londra, comunque quando torno oggi pomeriggio gli parlerò io con lui e farò i miei auguri a lui. Però ovviamente l'anno non è ancora finito, cioè la stagione non è ancora finita, per lui è una cosa fantastica soprattutto perché in un vincere questo titolo, questo premio in un anno quando ci sono giocatori come De Bruyne è ancora più speciale. E lui è stato votato proprio dai suoi colleghi giocatori che sanno quanto è difficile segnare e quindi per lui è una cosa incredibile, ne sono molto contento. One more, Vinny. Was my answer that long? It felt different. I have a shopping list. Vinny. Yeah, as well, given the importance of this game for the football club, but also the sense of occasion that surrounds it as well, what are you hoping for from the fans, not just inside, but also outside as well, when they welcome the team buses in particular? I think that's pretty clear. In the stadium, do it again. And better out of stadium, please show the respect we have to show. So we are, this is such a fantastic football club, such an outstanding football family, known for fantastic atmospheres all over the world. So we don't need to throw whatever on the bus of the opponent team. If we can do what we did, creating an atmosphere even in front of the stadium, yeah, let's do it. I'm a big fan of that, but please show the respect they deserve. And we are only opponents on the pitch. There's no, but we are opponents on the pitch, of course. That's the game. But I really think that this wonderful city could show. Everybody knows how nice, how wonderful Rome is. Not all the people know how wonderful Liverpool is. But we can show how wonderful the Liverpool people are and the city and the spirit of the club and all that stuff. And we can show that in 20 minutes before the game. And then the whole world knows it. And I really think that all the people who are with LFC deserve that we show that face. Thank you. Ovviamente domani è una partita importantissima, sarà una grandissima, un'occasione fantastica. Che cosa ti aspetti dai tifosi sia dentro sia fuori lo stadio? Faccio riferimento soprattutto all'accogliamento, al modo in cui sarà accolta la squadra avversaria quando arriva. Ma dentro lo stadio dobbiamo continuare come abbiamo sempre fatto, dobbiamo sempre rispettare ovviamente i nostri avversari. Questo è un club fantastico, siamo una famiglia calcistica conosciutissima al livello mondiale e tutto il resto, quello che può succedere fuori, questo lo dobbiamo evitare perché non è assolutamente necessario. Dobbiamo creare un ottimo ambiente, rispettare gli avversari anche pensando che noi siamo avversari ma solo in campo.
sono in campo, siamo avversari. Tutti sanno che Roma è una bellissima città, magari non tutti conoscono Liverpool, quindi noi siamo un po' la faccia del Liverpool e possiamo far vedere anche in quei 20 minuti prima dell'arrivo della squadra avversaria allo stadio quanto siamo belli anche noi, quanto è bella la città, e mi sa che il Liverpool Football Club si merita proprio questo, quindi dobbiamo comportarci in questa maniera. Thank you, Tony. Will, one from yourself. Jürgen, how strange, how surreal will it be for Mo Salah to come up against his old club, a bunch of players he knows so well, for such an important game? Well, I think it's pretty normal in football. It happens constantly, yeah, that people, players change clubs and managers change clubs, like I had it with Dortmund around about 2 years ago already. It's actually a normal game, but yes, it feels quite special because you know much more about the other team than you usually know, and you are more interested in the other team than you usually are, because I'm pretty sure Mo follows the whole season of Rome. He had a fantastic time there, he became the player there which we have now here. The big credit to all the staff and the players at Rome, because they are all part of his development. So yes, it's strange, but in the end, we are all professionals now, and then it's going on. And the good thing is, in football, I'm pretty sure the Italian defenders are famous for not having friendly games. So I think Mo will feel pretty early in the game that they are not his teammates anymore, and then he can strike back in a football way. That's it. Quanto strano, anzi quanto sarà surreale per Mo Salah giocare contro il suo ex club e contro giocatori che conosce così molto bene. Ma dovete sapere che nel calcio questo succede sempre, succede molto spesso, i giocatori cambiano squadra, anche gli allenatori. Io stesso un paio di anni fa ho cambiato squadra, prima ero a Dortmund. Però sì, è vero che sarà un'occasione molto speciale per lui, anche perché conosce bene la Roma. Mi sa che lui continua a seguire tutte le partite della Roma, conosce bene i giocatori. E diciamo che anche grazie in parte alla Roma, grazie al loro staff, che lui è il giocatore che abbiamo noi qui adesso ad Anfield, è quello che è diventato. Però noi sappiamo che lui giocherà domani questa partita perché siamo tutti professionisti. Poi sappiamo tutti che i difensori italiani non è che giocano in maniera molto amichevole, quindi gli daranno una bella accoglienza domani. Lui capirà subito che dal primo minuto che non sono più compagni di squadra, e poi lui cercherà di far vedere di che cosa è capace anche lui in campo giocando con la maglia della Liverpool. Okay, take a couple from our guests from Italy and then come back to Dan Rowan. Angelo first from Sky. No, buongiorno Klopp, volevo sapere se ci sono secondo lei delle similitudini tattiche tra lei e Di Francesco, e se un giorno verrà a allenare in Italia, se ha mai avuto un'offerta di un club italiano. I wanted to know first of all whether you think there are any similarities from a tactical point of view between you and the Roma coach Di Francesco. And then we'd like to know whether you would perhaps think one day of coming to manage in Italy, and whether you've ever been approached by an Italian club. Similarities. I think the I don't know if we have both wear glasses. I have a bad shave, I think. It's not that bad, but mine. Yeah, similar way, yeah. Similar way to the big clubs. I think he started with some smaller clubs and had their big success. That's how we had it actually. And but now, yeah, style of play. I don't know exactly. That's I don't want to talk too much about that. But it's obviously he loves football. That's obvious. And he has football playing side, build up, good organization. I love that too. I think every manager loves that. So yes, maybe there are few similarities, but that doesn't make life easier for him or me tomorrow. That only means it will be difficult, and I knew that before already. I don't think that it makes sense for an Italian club to work with me together, because I only can order spaghetti in a restaurant, and that it's not enough, I think, to be a manager of an Italian club. But I don't think about any
I had to talk too often in the last few days or weeks about when I stop working, because I don't even think about stop working, only because people ask me. So we will see what happens. Que sera, sera. Then, but not in the next 4 years for sure. Ma in quanto riguarda i seminatori, è vero che portiamo tutte e due gli occhiali, questo è vero. Poi per la forma fisica, vabbè, lasciamo perdere, io forse un po', sono un po' meno in forma rispetto a lui. È vero comunque che abbiamo avuto un percorso molto simile nel calcio, nel senso che siamo, abbiamo cominciato tutte e due in piccole squadre e poi lui è cominciato pian piano, un po' come io, ad avere più successo. E per quanto riguarda lo stile di gioco, comunque non so se è molto simile. Io so che lui, senz'altro, come me, ama il calcio e fa giocare la sua squadra un ottimo calcio, e questo mi piace molto, come mi piace anche il suo modo di essere ben organizzato, di far giocare la squadra in maniera molto organizzata. Però ovviamente questo non è che ci rende la vita, né per lui né per me, più facile domani. Io tanto sapevo sin dall'inizio che sarebbe stata una partita molto saranno due partite molto difficili. Poi se mi chiedete se ho intenzione di andare in Italia, forse non sarebbe il caso, perché purtroppo quando vado al ristorante italiano so solo chiedere un piatto di spaghetti e niente di più. Però per ora di questo io non penso tanto in questo momento, né al mio futuro né quello che farò fa poco. E io penso solo che sarò qui come minimo, o non mi muovo per almeno 4 anni, questo è vero. Okay. Meanwhile, I think it could work if we do it together. Then that's nearly perfect. Got a lot of hands going up in a limited amount of time. Gentleman there who's been asking for a while. Hello, Mr. Glob. Martin Aitken from ESPN. Some people name this match as the underdog encounter. If you will agree with that, and how would you find that the philosophy of Rome and Liverpool, in somehow they are similar, because they have to fight against other big clubs to maintain, to retain players and be creative somehow to keep the competitiveness. What would you say? Yeah, I'm really not interested how people what people think about that game, but I do understand that probably a lot of people thought this semi-final would have been usually Barcelona against Manchester City. But it's not, because it's football, and Rome made it possible, and we as well, that we are now here. I mean, I think both teams deserve it. It's really true. When I came up the stairs at Manchester City and somebody told me that Rome won 3-0, I thought in the first second, not possible, because the opponent is Barcelona. But I love that game because it is possible, and we did something similar at City. So they play an outstanding season, but in these two games we deserved to win the leg. And so now we play against each other, and maybe our situation is similar. We have in the league, we have Juventus, now Napoli, we have here City, United. We have big challenges, big competitors, of course, but that's all not important, because first of all it's important that we really can enjoy our own football. Because you cannot, at the end of the season, there's only one team who can win it, but sometimes it's a long season, and our job is as well to show the best we can. And even if it's not the best of the league, we still have to show it. And that's what we try constantly. But now we don't play the league, now we play the Champions League. And we still know that we had to win the last game of the last season against Middlesbrough, which is not a nice feeling. It's already a final. Then we were qualified. We celebrated it, by the way, like we were already qualified, but we weren't. We had to play against Hoffenheim, which was quite uncomfortable. And then we won that as well. And then we started the journey. And now we are here. It's exactly the same like Rome. We both have the chance to go to the final, and that's all I need. That's all I need. I don't need anything else. If people talk now about me, about pressure or whatever, once in a lifetime chance I heard before, that's not like that. Even I'm already, if I go to the finals a second time in my life, nobody would have thought that. So that's crazy enough. It's possible, and that's nice. And if it's possible, let's try everything to do it. And that's the way I like the way Rome did it. Obviously, they brought in a quite good sports director last year. and they did, again, a fantastic job. So we're losing Emerson and Mo Salah is really difficult. We lost Phil Coutinho. That's not a hobby. It does not even feel like fun. So it's quite difficult to find players like this. If you have them on a specific level, then you lose them. So we have really a similar situation. But we continued believing in ourselves,
and Rome, obviously, the same. They changed manager. We didn't have to do that, at least. But that's he's doing a brilliant job, and so they have all my respect. And if anybody thinks we two are the underdogs, who cares? We are in the semi-final, and we can go to the final. That's all what I care about. Comunque c'è chi dice che purtroppo questa è una semifinale tra due squadre che magari non ci dovevano essere, perché non sono partite come favorite per arrivare in questa semifinale. E poi vorrei chiedere se tra le vostre due filosofie c'è qualcosa di molto simile, nel senso che siete tutte e due squadre che dovete lottare molto per tenere i vostri giocatori, per rimanere competitivi sia a livello nazionale sia a livello europeo. Ma questo discorso che non ci dovevamo essere noi in semifinale non è che mi interessa più di tanto, anche perché City, c'è chi dice City e Barcellona dovevano giocare questa partita, invece noi con la Roma ce lo siamo ampiamente meritate, mi sa. Quindi mi fa vedere che non è impossibile arrivare in queste partite, in queste semifinali. Io quando ero a City qualcuno mi ha detto che Barcellona aveva perso 3-0, piuttosto Roma aveva vinto 3-0, non ci potevo credere. Mi sono detto che deve essere, però è possibile, è anche successo, quindi è una prestazione fantastica. Anche per noi contro City, City ha dominato lo scudetto, però in quelle due partite lì abbiamo vinto noi ed abbiamo meritato la vittoria. Siamo simili forse anche perché sia in Italia dove c'è la Juve, il Napoli, sia qui dove c'è il City, ci sono squadre che dominano lo scudetto, quindi ci sono delle belle sfide contro ottimi avversari, però l'importante è di giocare il nostro calcio, fare il nostro il meglio sempre nello scudetto e anche in Europa. Per noi è importante andare fino alla fine in questa Champions League, però mi ricordo già all'inizio di questo nostro viaggio in Europa, l'ultima partita del campionato l'anno scorso contro Middlesbrough, poi la partita di qualificazione contro Hoffenheim, tutto questo è stato molto difficile. Però ci siamo riusciti lo stesso. E per me la cosa più importante è avere la possibilità di giocare queste partite. Io non chiedo niente di più, chiedo solo quello. E infatti noi ci troviamo in questa posizione adesso e non è solo l'unica occasione per me. Io è già la seconda volta che gioco una semifinale e potrei andare in finale già per la seconda volta. Quindi è tutto possibile. Poi ammiro molto questa Roma. So che hanno ingaggiato un nuovo direttore sportivo l'anno scorso. Poi hanno perso giocatori come Emerson Sala, che un po' come noi che abbiamo perso Coutinho. Questo è molto difficile, assolutamente. Però noi ci dobbiamo credere. Ci dobbiamo credere. Io, vabbè. Loro hanno cambiato allenatore forse l'anno scorso, noi no, però io ammiro molto loro, ammiro molto Di Francesco e rispetto tutto e sono molto lieto di poter giocare questa partita domani sera. Bravo. I didn't know what I said on you. Oh wow. We'll buy you a new notepad. Yes, final couple of questions. I'm afraid no more hands. We'll go finish with you, Dan. Gentlemen, back. Short question, short answer. Hello, Mr. Klopp. La Roma ha eliminato il Barcellona, il Liverpool e il Manchester City. Non può essere, no, una coincidenza questa semifinale, dicevamo. È cambiata la percezione dopo quella partita che lei aveva o ha della Roma? Well, obviously, the fact of the matter is that Roma beat Barcelona and you beat Manchester City, so it's no coincidence, I think, that you're playing this semi-final. Does your kind of like view of Rome change in light of the two games against Barcelona? No. No, I saw... I watched quite a lot Italian football, to be honest. It's always really interesting, and I saw a few Roma games, and it's I know Edin Dzeko from Germany. I liked him as a player, so I like watching him, to be honest. So, and that's I'm not surprised. I was surprised that they, after the first result, that they can have that kind of comeback against Barcelona, because it's pretty rare. But how I said, I love it. It's possible, and the quality in the team and the quality in the squad, so they could make seven, eight changes for the last game, and was quite comfortable winning. So that's a fact. So that's a big advantage for Rome, to be honest. In the moment, I don't care about advantages. We play at home. That's a big advantage as well. But they really have pretty much a full squad available, and that's good. And all of them are good. So they have different options. In offense, they, of course, Dzeko, Clear, Schick, Una,
El Shaarawy, other players, Nainggolan, De Rossi, experienced, defense, strong, wingers, wingbacks, strong, Perez, all of them, really, it all looked settled, it looked fit, it looked experienced. And obviously, for Rome, it's a big thing, semifinal, like it is for us. So that means we are not used to that. That's good. We don't have experience, that's not good, but we are not used to it. That means you will see the excitement of both teams in a positive way. And that's how football should be. Ma io diciamo che guardo comunque abbastanza spesso il calcio italiano perché è un calcio che ritengo essere molto interessante. Poi conosco abbastanza bene Dzeko da quando ho giocato in Germania e mi piace molto seguirlo perché è un giocatore che piace molto. Diciamo che vabbè, dopo l'andata ero un pochino sorpreso dalla rimonta della Roma, però diciamo, perché poi succede non molto spesso una tale rimonta contro il Barcellona, però il fatto che sia stato possibile è una cosa fantastica, ammiro molto. Poi so che è una rosa, un gruppo molto forte, hanno cambiato, se non vado errato, forse 8 giocatori dopo l'ultima partita e l'hanno vinto abbastanza facilmente lo stesso, quindi per loro vabbè è un vantaggio, però vabbè non sto qui a parlare dei vantaggi, però il fatto sta che hanno tutti i loro giocatori a disposizione in questo momento, sono tutti in forma, hanno ottimi giocatori in attacco, Dzeko, Under, Schick, il Shaarawy in centrocampo, De Rossi, Nainggolan, Terzini, tipo Perez, eccetera. Sono tutti ottimi giocatori che hanno un certo livello di esperienza. Ed è per loro, come per noi domani, un'occasione fantastica. Non siamo abituati né noi né loro a giocare una semifinale di questo tipo. Quindi si vedrà anche in quanto sono eccitati i giocatori, ma in maniera molto positiva. Sarà anche per questo che sarà una bella partita, credo. The last few things, ITV, is that correct? Yes. What role can the fans play tomorrow? You've created an incredible atmosphere for the win against Manchester City. What role would you like to see them play tomorrow? Sorry. So it's a nervous finger. Yeah. Sorry. Can I start again? Sure. Sure. Sorry. The fans created an incredible atmosphere for the Manchester City game of the previous round. What role would you like to see the fans play tomorrow night to help your team? The good thing is that Liverpool, I don't have to tell the people what I want to see because they know it already. They are much more experienced in that moments like than we are. So, and they created few of the most special atmosphere in world football. How is that? In the stadium, I don't know exactly if the atmosphere can be better like it was against Man City, but if, let's try. If it's possible, let's try. These are the very special moments. And if you cannot enjoy that moment, then something is really wrong with you. So at the end, for us on the pitch, for the boys on the pitch, it's hard work, but it's no problem. We knew that before. But it's still much more fun when you do it at Anfield. So that's the thing. They don't have to say anything. I know they will be perfect. That's it. Okay. Quale deve essere il ruolo dei tifosi domani? Perché sappiamo che contro il City ha creato un ambiente fantastico. Allora che cosa vorresti chiedere ai tifosi domani? Ma la cosa fantastica per me è che quando sono qui a Liverpool non devo chiedere niente ai tifosi. Anzi, loro hanno molto più esperienza di queste partite di noi. Noi sappiamo che creano sempre un ambiente fantastico sia dentro sia fuori lo stadio. Se possono già migliorare l'ambiente creato contro il City, non lo so, però stiamo a vedere. L'importante è di giocare queste partite, di divertirsi, e qui parlo anche dei giocatori anche dei tifosi. Per i ragazzi domani in campo sarà molto difficile, però giocare qui davanti ai nostri tifosi a Anfield fa in modo che tutto sia un'esperienza molto, molto divertente, quindi vedremo. Dan Rowan. It'll be the first time Liverpool have been in the final for 11 years, the first time that England's had a finalist for 6 years. How special would it be for you to be the Premier League's first representative for some time and to do this so soon in your tenure? First of all, we do it for Liverpool. That's how it is. But if I really don't like to talk about things like that before we played it, so that it would be very special, everybody can imagine. So very, very special. But yeah, nothing to talk about. We have to... We have to talk about the game against Rome and not what it would mean if we could go, what it would mean if we go through. We have to deserve that, not to talk about it. And that's what we try to do with all we have.
Se riuscite a passare il turno, cioè a vincere le semifinali, sarà la prima volta in 11 anni che il Liverpool gioca la finale e sarebbe la prima volta in 6 anni che una squadra inglese arriva in finale. Quanto sarebbe speciale questo per il calcio qui in Inghilterra, soprattutto per te che sei qui da poco tempo? Ma se lo facciamo, lo facciamo comunque per Liverpool innanzitutto, anche se posso capire che potrebbe essere importante per il calcio inglese, sarebbe molto speciale, questo lo capisco, però noi prima dobbiamo pensare a queste due partite e non mi piace parlare di queste cose prima di giocare le partite, dobbiamo concentrarci soprattutto sulle partite e poi vedremo, però a questo punto non parliamo di questo. Final question for one of our visitors at the back. Final question for you. Salve mister. Aspri, Rete Sport. Prima parlava di molti giocatori della Roma, ha citato molti nomi importanti. Le volevo fare una provocazione, lanciarle una provocazione. Porterebbe a Liverpool qualcuno di questi giocatori? Un giocatore lo toglierebbe a Di Francesco per farlo giocare nel suo Liverpool? Went through a whole list of Roma players, and okay, so I'm being a little bit provocative here in asking this question, but if you had to choose one, would you choose one of those players and take him away from Di Francesco and have him play here, and which one would it be? Well, that's easy to answer. I will not answer that question. That's a good last one. Yeah. Thank you very much.